oggi ci dedicheremo alla costruzione del ponte, perciò occupatevi subito al lavoro. Io vi raggiungerò fra pochi minuti, su, cominciate. Ho proprio bisogno di fare un riposino. Mi troverò un posticino tranquillo. Senti, Piero, si può sapere dove stai puffando? Non voglio puffare storie. Puffa subito a lavorare. Va bene, grande puffo. Oh, questi puffi, che stress, sono sfinito. Ciao, forzuto, come va il lavoro? Oh, molto bene, grande puffo. Puoi portarmi una palla, per piacere? Eccola, tieni. Vorrei proprio sapere di chi è questa pala. È mia, grande puffo, perché? Grande puffo, guarda, l'ho scelto io il colore del ponte. Ti piace, grande puffo? Quando hai scelto il colore avevi gli occhi chiusi o aperti? Molto spiritoso, grande puffo. Lo dico sempre che il grande puffo è un puffo davvero spiritoso. Anzi, spiritosissimo, che è meglio. I miei nervi non reggeranno se puffiamo avanti così. Oh, pigrone, adesso basta! Vai nel bosco a tagliare la legna, voglio tantissimi ceppi! E sbrigati, hai capito? Ma perché sono diventati così insopportabili questi puffacci? Mi faranno diventare completamente puffo! Questo sarà il mio primo ceppo. Vattene via, moscaccia! Via, via, via! La mosca mi ha puffato. Che cosa mi sta succedendo? Mi sento male. Il pigrone non è ancora ritornato. Se l'è presa comoda. Scommetto che si è sdraiato all'ombra a puffarsi un sonnellino, grande puffo. Lascia perdere i commenti, quattro occhi, e va subito a cercare. Sì, vado, grande puffo. Pigrone, dove sei? Gna. Grande puffo! Gna, gna, gna. Ho trovato Pigrone, laggiù è diventato tutto viola e dice solo gnap. Le invento tutte per non lavorare. Ma fa così, gnap, gnap. È davvero terribile, Pigrone deve essere stato puffato da una mosca meme. Una mosca meme. Guardate, eccolo lì. Gnap, 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 gnap. Si dirige verso il villaggio, prendiamolo. Da questa parte. Guarda quel puffo. Gnap, 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 gnap. Ce l'abbiamo fatta. Povero Pigrone, portatelo subito a casa sua. L'ultima volta che ho visto un caso del genere ero un giovanissimo puffo. Avevo 100 anni appena compiuti. Ahimè, non riesco a ricordarmi qual era il rimedio. Devo riuscire a puffare una formula giusta per aiutare Pigrone. Aio! Sono stato punto da un puffo viola. Ci puffa, ma allora è contagioso. Adesso puffi, lasciatemi lavorare. Devo trovare un rimedio prima che sia troppo tardi. Credo di aver trovato un rimedio, ma per provarlo dobbiamo riuscire a prendere un puffo viola. Sarà molto pericoloso, i puffi viola sono contagiosi. Ci sono dei puffi che ci offrono volontà? Io! Ora ci separiamo, ma ricordate di cercare sotto ogni cespuglio. Ho trovato un puffo viola! Aiuto!
aiuto, aiuto, un puffo viola mi ha morso e mi sento come se, come se... Ehi, sono riuscito a puffare un puffo viola. Oh, quattro occhi, non sapevo che tu avessi tanto coraggio. Oh, ma puffetta, che ci vuole, è stato facile, facilissimo, che bello. Va bene, possiamo cominciare. Inventore, tienigli la coda. Ha cambiato il verso, ma è ancora tutto viola. Presto, slegatelo e puffatelo a letto. Poveri noi, perderò anche l'appetito con questi problemi. Trovare un altro rimedio. Puffi, spero che questa pomata guarirà i puffi viola. E anche questa volta ho bisogno di puffi volontari. No. Ah, così stanno le cose? Tu sarete i puffi volontari. Ora puffatevi al lavoro. Sì, grande puffo. Avete fatto un buon lavoro, miei puffi. Adesso mettiamo la pomata. Miei puffi, purtroppo nessun rimedio ha funzionato e ci puffiamo nei guai. Sono stati contagiati 15 puffi. Cioè 16 puffi. Cioè 17 puffi devono essere guariti, altrimenti ci estingueremo. La nostra ultima speranza è di catturare la terribile mosca Mémé. Forse ci aiuterà a scoprire un antidoto. Andate, miei puffi, buona fortuna. No, no, è stato puffato un altro. Bravo, vanitoso, abbiamo preso la mosca di me. Proprio tutto, ma non ha funzionato niente. Le darò da mangiare un fiore di tuberosa e andrò a riposarmi. Eureka, è diventata azzurra! Ecco il rimedio, polline di tuberosa! Presto, puffi, andate a raccogliere tutti i fiori di tuberosa che riuscirete a trovare. Andiamo, andiamo! Gnap, 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 gnap. Gnap, gnap. Molto bene, puffi, questo è il polline giusto. Quando ve ne servirà dell'altro, lo troverete qui? Grande puffo, arriva nel puffo viola! Pronti con i soffietti? Ma che è successo? Attento, piccolone! Non scoraggiatevi, miei puffi! Piace, gnap, gnap! Continuate a combattere, miei puffi! Puffi? Ma dove siete? Accidenti, sono l'unico puffo blu rimasto e ho finito il polline. Devo andarlo a prendere in laboratorio. Oh. Dai!
Oh no, tutto è perduto. La razza dei puffi si estinguerà per sempre. Bla 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 bla. Ga, 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 ga. Sono felice di rivedervi blu come prima. Anche se non siete perfetti, non mi lamenterò mai più di voi. Vi voglio bene esattamente come siete, ve lo giuro. Anche noi ti vogliamo bene esattamente come sei. Devo ammettere che in fondo il grande Puffo ha mantenuto la sua parola. Non si è affatto lamentato.